questo computer. Bene. Chi inizia? Bene, dai, ti presento. Innanzitutto, bene, grazie a tutte le persone che stanno collegate, che si collegheranno per partecipare a questa serata in cui parleremo di auricologia e di applicazioni degli oli essenziali proprio sulla base dei punti riflessi dell'orecchio. Questa sera la serata la conduce principalmente Paola Anghilante, che è una naturopata, che io stimo tanto. Ovviamente anche lei è preparatissima sugli oli essenziali, diciamo che per fare una serata un po' più interattiva, lei ci parlerà bene di tutta la parte relativa all'auricologia, che invece non è di mia competenza, e io invece integrerò suggerendovi alcuni oli essenziali che potete utilizzare per andare a incrementare ancora di più quello che può essere l'effetto dell'automassaggio che andremo a scoprire questa sera. Ti lascio la parola, così se ci vuoi spiegare che cos'è, un po' lo stavamo già così chiacchierando nell'attesa, e cos'è l'auricologia, di cosa parla questa materia così affascinante. Allora, l'auricologia è, appunto, come dicevi giustamente tu, la riflessologia dell'orecchio, e un po' come tutte le riflessologie prevede che il tocco sulla parte riflessa vada poi ad agire sull'organo o sulla parte, appunto, interessata del corpo. Come ci dicevamo in questa chiacchierata iniziale, la riflessologia ha origini antichissime, tutte le riflessologie hanno origini antichissime, e la riflessologia dell'orecchio ha un'origine molto legata al mondo orientale. Infatti è una tecnica molto puntuale, cioè si vanno ad individuare dei punti molto precisi quando si applica la tecnica vera e propria. Questa sera andiamo a vedere un po' quali sono i punti, le mappe. Quindi andiamo, e dei massaggi che potete ripetere a casa più generici, mentre la tecnica specifica, appunto, è molto puntuale. Infatti si vanno a cercare, vi faccio vedere anche quelli che sono gli strumenti, si vanno a cercare i punti con strumenti come questo, per esempio, che è un cercapunti, che sembra un po', non so se si vede bene, però sembra un pochino, come vedete, ha questa punta metallica che sembra un po' inquietante. In realtà, paradossalmente, andando a ricercare sull'orecchio il punto preciso, se non c'è a volte non c'è proprio una risposta, quindi non c'è, perché quell'organo, quella parte del corpo, non ha delle problematiche tali da attivare una risposta nervosa, appunto, quale il dolore, il fastidio. Quindi anche questo è molto curioso da sperimentare a livello tecnico. Poi a questa parte, questo strumento invece, che è la parte sul retro, che ci permette di andare a prendere anche punti magari un pochino più nelle pieghe dell'orecchio. Poi ci sono strumenti invece come questo, che è un cercapunti di vetro, in realtà più ampio, come vedete, mentre l'altro è molto puntuale, questo è molto più ampio e permette di fare dei massaggi, appunto, più ampi, ma anche proprio nelle pieghe dove sarebbe difficile raggiungere con le dita. Solitamente non si tocca quasi mai l'orecchio con le dita, si usano gli strumenti perché è molto più piacevole, le dita poi sono grandi, l'orecchio è una parte piccola, quindi se bisogna fare un lavoro puntuale questa cosa non è fattibile. E un altro strumento che si usa nella tecnica sono i semini di Vaccari, anche questi ve li faccio vedere perché sono anche questi molto curiosi, sono una sorta di cerottino con una punta metallica, sono molto piccoli, perché appunto devono stare sull'orecchio, quindi poi quando si applicano, non so, sembrano una sorta di orecchino strano, però vanno a proseguire il lavoro fatto già in seduta, quindi vanno a potenziare il lavoro, perché premendoli potete stimolare nuovamente la parte. Questa è la parte più tecnica, proprio la parte, diciamo, da seduta naturopatica di auricologia. Invece, appunto, per quanto riguarda il discorso che portiamo avanti questa sera, che è un discorso, diciamo, più di piacevolezza, di contatto e di qualcosa che realmente possiamo portare nel nostro quotidiano, quindi nella nostra quotidianità, secondo me la cosa più bella che possiamo fare questa sera è partire da riprendere contatto con la parte. Allora, come naturopata,
vedo spesso succedere questa cosa, che le persone perdono un po' contatto con alcune parti del loro corpo, spesso con tutto il loro corpo. Siamo in una società molto mentale che ci chiede di lavorare molto con la mente, con la testa. Cosa succede? Che perdiamo di vista quella che è il sostrato fisico della nostra vita, cioè la cosa importante, una delle cose più importanti è il nostro corpo, che ci dà, ricordatevi, le risposte più precise. Il corpo non vi mente mai. Quindi anche sulle decisioni importanti, ascoltate la pancia, ascoltate tutto quanto il vostro corpo, come reagisce di fronte delle situazioni, perché lui sa, non può mentirci. Quindi riprendere contatto è molto importante anche per questo. Stasera riprendiamo il contatto con le orecchie, quindi senza, diciamo, ancora conoscere nulla della mappatura, direi andiamo proprio a chiudere un attimo gli occhi, fare dei bei respiri profondi, almeno 3 respiri belli profondi. Lasciamo andare tutte le tensioni del giorno. Prendiamo contatto con noi stesse, con noi stessi. E dolcemente, con tutto l'amore del mondo, con tutto l'amore di cui siamo capaci, andiamo a prendere contatto con le nostre orecchie, proprio come se fosse un grande gesto d'amore verso noi stesse. Andiamo a massaggiarle come ci viene a caso, non importa, come viene bene. Andiamo a sentire se ci sono delle parti più tese, delle parti più rilassate. Se qualche parte fa un po' male, qualcosa invece è silente, quindi non ci dà nessun fastidio. Se l'istinto, se le mani ci portano da qualche parte piuttosto che in altre zone. E mentre lo facciamo, cerchiamo di registrare queste sensazioni senza giudicarle, semplicemente come se fosse un registro su cui scrivere cosa sentiamo. Bene, adesso direi che possiamo magari cominciare appunto a vedere, intanto vi vado a cercare la mappa, quindi continuate pure il massaggio, così vado a cercarvi un attimino la mappa per condividervi. Lo schema. Ecco qua la mappa del corpo sull'orecchio. Come vedete, qui si sviluppa il sistema nervoso. Allora, cominciamo dall'apparato del sistema nervoso centrale, che è appunto composto dal nostro cervello e dal midollo spinale, e che è la parte che, andando a rilassare, produce rilassamento in tutto il corpo e nella nostra mente. Elisa, mi confermi che si vede tutto? Sì, io dal cellulare la vedo forse un po' piccolina, non so se si riesce a zoomare. Sì, allora. A parte che dal cellulare io posso zoomarla, quindi credo che anche le altre persone poi riescano a vederla. Dal computer non ti so dire, ma sullo schermo sicuramente è più grande. Sì, probabilmente sì. Adesso. Ma zoomandola, ti dico, dal cellulare basta con le due dita zoomare così sullo schermo e vedete bene tutto nel dettaglio.
Perfetto, ok. Sì, allora, vedete, in realtà è molto semplice. Qui c'è la testa, quindi che va a finire sul vostro lobo, e poi parte la colonna vertebrale. Su questa parte un pochino di cartilagine, ecco, un pochino più dura, parte tutta la parte della colonna vertebrale. Allora, mentre sulla parte frontale dell'orecchio, quindi questa parte che vediamo anche nella foto, c'è un riferimento più vicino alla parte ossea, nella parte che si trova dietro l'orecchio, quindi nella parte che andiamo quando lo pizzichiamo, quella, la parte nascosta, è più legata a un discorso muscolare. Quindi è importante sempre premere e massaggiare tutto l'orecchio. Come dicevo, appunto, qua sulla parte del lobo troviamo il sistema, quindi il nostro cranio sicuramente, quindi la parte sicuramente anche più ossea, ma poi anche proprio la parte del cervello e la parte degli occhi, del viso, del naso, tutto quello che sta sul nostro viso e nella nostra testa va sul lobo. Quindi massaggiare i lobi. È anche quella cosa che fanno le persone quando cercano un momento di rilassamento, perché proprio facendolo andiamo a metterci in contatto con il nostro sistema nervoso centrale, andando a produrre un risultato di rilassamento e di benessere. Quindi a questo tipo di apparato, soprattutto quindi al lobo, possiamo abbinare qualche olio essenziale più rilassante, giusto Elisa? Sì, sicuramente. Ce ne sono, allora, di oli essenziali rilassanti, sapete che potenzialmente ce ne sono tantissimi. Diciamo che, vabbè, se volete veramente un effetto molto rilassante, una lavanda insieme ad una camomilla romana, vi parlo anche di oli che magari avete a casa con più probabilità perché magari li avete nel kit, ok? Adesso la camomilla romana no, però la lavanda ce l'avete di sicuro, quindi poniamo il caso che abbiate soltanto il kit base, è sicuramente una zona che con la lavandola potete massaggiare molto bene, ma anche direi l'incenso, perché il riferimento al sistema nervoso e al cervello a me fa subito venire in mente l'incenso, che comunque lavora molto bene in questo senso. E sicuramente anche l'incenso comunque ha un effetto armonizzante e rilassante. Poi, volendo anche ad esempio un legno di cedro, mi viene in mente che potrebbe lavorare bene anche sul sistema nervoso centrale. Ovviamente, mi raccomando, piccola precisazione, utilizziamo sempre gli oli diluiti. Adesso, una lavanda non sarà particolarmente aggressiva, quindi potenzialmente possiamo anche utilizzarla pura, però secondo me anche proprio per un discorso di facilità di applicazione potete diluirla leggermente e poi dopo massaggiarvi la zona dell'orecchio, in questo caso il lobo, che è anche, diciamo, una delle zone più facili secondo me da massaggiare. Dopo che vi siete applicati appunto un po' di olio frazionato di cocco piuttosto che un olio di mandorle, con magari una goccina di lavanda, una goccina di incenso, e vi fate questo massaggio in questa zona. Se sapete che è un po' il vostro punto critico, o se volete lavorare in quella zona lì, o se avete sentito magari banalmente anche solo dalle piccole esperienze di prima, che magari era una zona che sentite particolarmente tesa, che ha bisogno di essere rilassata. Sì, esatto, infatti i lobi sono anche proprio il punto in cui in riflessologia che si vanno a trattare proprio per riportare un equilibrio psichico, quindi sono molto importanti per questa parte. Condivido tantissimo la scelta dell'incenso, Avete... sì. Scusate se ti interrompo. Visto che dici quello, a me viene in mente che spesso, osservando i miei figli, loro quando
ad esempio Sofia, ancora adesso lo fa, da piccolina lo faceva tantissimo, lei prima di addormentarsi, lei si massaggiava il lobo, e se lo massaggia ancora adesso, a volte proprio la vedi che fa così, o quando è stanca, quando comincia, si massaggia il lobo. O comunque in un momento in cui magari ha bisogno appunto di scaricare in un certo senso la tensione, se lo massaggia in maniera totalmente istintiva, naturale, però adesso che mi hai fatto, ci ho pensato. Sì, i bimbi sono molto, sono più avanti di noi perché non hanno, da questo punto di vista, non hanno nessuno schema mentale, quindi vanno di istinto. L'istinto in questi casi premia sempre. Infatti sono anche molto più ricettivi diciamo, a percorsi naturopatici come quelli con i fiori di Bach, perché sono molto più puri, meno schemi, meno resistenze, tutto fluisce molto meglio. E quindi sì, ci sta che abbiano questo istinto di andare a cercare il lobo per rilassarsi. Spesso lo fanno anche con la mamma, per atteggiamento riflesso, ma si attaccano le orecchie della mamma e al lobo. Perché è un atteggiamento che in qualche modo, se la mamma è rilassata, il bambino è rilassato, lui in qualche modo lo sa questa cosa, quindi si attacca al lobo e glielo massaggia per cercare all'esterno quella cosa che poi si rifletterà su di lui. Sono saggi, i bambini sono dei saggi, dovremmo ascoltarli di più perché dicono un sacco di verità, oltre ad essere molto istintivi. Detto ciò, ecco, scendiamo un attimino sull'apparato digerente. Allora, riprendo la condivisione. Ecco, l'apparato digerente, è questo. Allora, io ho preparato lo schema pensando agli apparati, quindi vedete, ne ho saltato un pezzo. Ve lo accenno veloce, ma andiamo subito all'apparato digerente e poi riprendiamo dopo. Qua c'è quello respiratorio e circolatorio, cioè ci sono polmoni e cuore in questa zona del lobo che è quella subito sotto la testa, quella più vicina al buco dell'orecchio, all'orifizio dell'orecchio. E poi c'è l'apparato digerente, quindi si scende giù, è come scendere prima nel nostro torace e poi nella nostra pancia. E quindi c'è tutto questo percorso che parte, appunto, passa qua, questa zona polmoni e cuore, poi c'è questa parte che è lo stomaco, che si collega poi con l'intestino, poi ovviamente ci sono anche tutti gli organi che sono nella nostra pancia, quindi reni, e quant'altro. Reni, fegato, mince, insomma, tutto qua. Detto ciò, questa parte è la parte che possiamo andare a stimolare proprio quando ci sono delle problematiche collegate al discorso dell'apparato digerente digestivo. Quindi cosa significa? Mille cose. Allora, ricordatevi che la riflessologia, tutte le riflessologie, hanno come obiettivo quello di riportare equilibrio. Cosa significa? Che andando a lavorarci andiamo a stimolare la parte, quella parte viene stimolata attraverso il sistema nervoso, cioè parte l'impulso, arriva al nostro cervello e poi va alla parte che è destinato a raggiungere, quindi quando trattiamo l'apparato digerente andrà lì. Cosa succede? Che il nostro cervello ha una sua intelligenza per capire come attivare i meccanismi di, possiamo dire, di autoguarigione. Quindi cosa fa? Va a riequilibrare quella parte che è in squilibrio in quel momento. E quindi questo è il meccanismo base di tutta la riflessologia. Quindi nel momento, questo per dirvi che qualsiasi sia il problema digestivo, andando a trattare questa parte, andrete a riportare l'equilibrio rispetto a quanto in quel momento non funziona. Quindi, non lo so, abbiamo mal di pancia, abbiamo problemi di stitichezza, abbiamo problemi di digestione, abbiamo mangiato troppo, siamo usciti, sì, usciamo, sì, a mangiare fuori adesso si può fare, abbiamo esagerato, non siamo più abituati, ci andiamo a massaggiare la parte dello stomaco e a quel punto possiamo abbinare degli oli che ci aiutino proprio in tutto questo. Sì, sicuramente, vabbè, a me viene in mente proprio il classico perché io trovo che sia
una miscela che salva in tante di quelle situazioni, che è Zengest, la miscela digestiva. La miscela digestiva è veramente un portento, me la straconsiglio se non l'avete ancora mai sperimentata, ma credo che l'abbiate già sperimentata perché è veramente molto efficace in tutti questi casi. In alternativa, giusto per proporvi anche magari un olio singolo, penso comunque anche ad esempio ad un arancio per lavorare sul sistema digerente, eventualmente anche ad un cardamomo. Ce ne sono diversi di oli con cui si potrebbe lavorare. Diciamo che secondo me con Zengest andate, è una miscela così studiata, così specifica che io trovo veramente molto efficace, la più efficace in assoluto. E ci spieghi in questo caso che la zona magari è un po' più piccolina. Lavoriamo sempre con il dito, secondo te, o magari ci aiutiamo, non lo so, con un Sì, cotton fioc? possiamo usare un cotton fioc, qualsiasi cosa ci permetta di arrivare alla parte senza farci del male, appunto, e in quel caso, appunto, se riusciamo ad arrivarci col dito, il dito abbiamo anche una sensazione più netta della parte. Se invece non riusciamo, va molto bene il cotton fioc e Oh, no, adesso arrivo. sono aperti gli audio. Per favore, chiudete gli audio. Bene, eh sì, può essere appunto magari un olio che mi sento di aggiungere, sono tutti perfetti, sono d'accordissimo sullo Zengest perché veramente è miracoloso, perfetto. La menta piperita è un po' forte, quello va proprio diluito, però in un momento di difficoltà a volte è proprio quello che ti salva. Tanti mal di testa sono la digestione, quindi la menta è molto utile in quel caso perché ti sblocca, ti aiuta e quindi riesci a ripartire con quella bella sferzata di energia che a volte la digestione rallenta un pochino. Quindi ottimo, Zengest e tutto il resto. Bene, allora proseguiamo con la condivisione. Allora, l'apparato respiratorio e circolatorio, un apparato che ammetto amo molto perché è proprio questo scambio con l'esterno. Allora, questo è stato un anno particolarissimo per questo apparato, ci ha riportato anche all'attenzione a questa parte del corpo, che sono i polmoni, che sono appunto una parte molto importante perché ci permette appunto questo scambio, uno scambio che è vitale. Quest'anno secondo me l'abbiamo sperimentato su vari fronti, perché lo scambio non è soltanto quello dell'aria, ma è quello della relazione. Il polmone è molto legato a questo aspetto. E quindi non c'è soltanto il discorso di scambiare l'ossigeno con l'anidride carbonica, ma c'è anche il discorso di creare scambio, cioè far circolare energia col resto del mondo, tant'è che il polmone spesso si ammala per tristezza. Quindi quando lo scambio non funziona bene, quando non c'è una buona circolazione di energia, che sia relazionale, che sia respiratoria, il polmone ne può risentire. E lo abbiamo visto molto bene anche quest'anno perché purtroppo i casi di depressione, di ansia sono aumentati tantissimo. Infatti potete notare che quando il vostro respiro diventa più corto e quindi non state usando bene tutta la parte dei vostri polmoni, aumenta la tensione nel vostro corpo, aumenta l'ansia, aumenta lo stress. Fate caso come state quando respirate bello e profondo di pancia, quando invece il vostro respiro diventa superficiale perché siete di corsa, nel senso che magari non state correndo fisicamente, ma state correndo con la mente. Il respiro in automatico corre con voi e diventa più corto. In tutto questo genera uno stato di ansia. Quindi quanto è centrale questo apparato per il nostro benessere psicofisico? Tantissimo. Quindi questa parte dell'apparato respiratorio che, come vedete, è subito qua vicino al buco dell'orecchio, nella parte che si apre lì, è una parte estremamente appunto importante di cui prendersi cura. E anche questa può essere aiutata appunto con degli oli che favoriscano questo scambio. Sì, penso sicuramente a ERA,
anche qui una miscela studiata, la miscela balsamica, che è proprio la miscela del respiro e aria e veramente apertura, anche proprio nel momento in cui uno, anche solo te ne metti una goccia nel palmo della mano e poi inali, e apertura, ovviamente va a lavorare benissimo su tutti quelli, tutte quelle problematiche che possono colpire l'apparato respiratorio. In alternativa, se non avete AIR, anche secondo me una menta, oltre a lavorare sull'apparato digestivo, come abbiamo detto prima, lavora anche molto bene su un apparato respiratorio, o anche un eucalipto, lo vedo bene in questo senso. Sì. Sono tutte foglie, quindi è anche lì come proprio l'apparato respiratorio della pianta che viene in aiuto al nostro apparato respiratorio, che appunto è molto importante. Accanto all'apparato respiratorio c'è ovviamente l'apparato cardiocircolatorio, cioè il cuore. Il cuore, nel senso il cuore dell'apparato cardiocircolatorio, è vero che poi si sviluppa anche tutto un discorso di vene e arterie, però lui è la pompa, è il centro, è la nostra energia vitale, è un'energia appunto di fuoco, di azione, di coraggio. Si dice avere cuore quando una persona ha coraggio di agire, quindi è una... Insomma, anche lì a livello energetico è una parte decisamente importante da tenere, insomma, in considerazione. Chiaro che non soltanto da un punto di vista energetico, ma anche da un punto di vista fisico, però anche lì le relazioni sono molto strette. Cosa significa? Che nel momento in cui provate a notare, adesso interrompo un attimo la condivisione, così vedo anche Lisa, mi piace di più. Sembra di parlare con qualcuno, se no, in questo Zoom. Però il cuore, se ci pensate, notate, se avete avuto in casa delle persone che hanno avuto problemi al cuore, come sono cambiate, come reagiscono in modo diverso agli eventi. Proprio appunto questo discorso del coraggio, dell'avere forza, dell'avere cuore, è veramente un discorso che si ripercuote anche sulla nostra psiche. Quindi un trauma fisico si ripercuote anche nel nostro agire all'esterno, quindi è molto importante andarci a considerare sempre in quest'ottica di corpo, mente, spirito, che è centrale ovviamente da un punto di vista naturopatico, ma che è visibile per un occhio attento anche insomma, nel nostro quotidiano quando ci muoviamo e ci relazioniamo con persone che conosciamo bene, di cui conosciamo la storia. E quindi il cuore, appunto, una parte che è questa, da stimolare ovviamente con attenzione, il cuore è sempre una parte centrale, ma anche, diciamo, delicata. Quindi va stimolata con cuore, cioè stimolatela sempre come abbiamo detto prima nel massaggio iniziale, con grande amore, perché lì è anche proprio appunto il fuoco dell'amore per noi stessi che poi si riproduce all'esterno. Anche questo, vabbè, l'apparato circolatorio non sto neanche a dirvelo come funziona, nel senso lo conosciamo bene tutti, e il cuore fa il suo lavoro di pompa che va appunto a far sì che ci sia anche lì questo fluire, questo flusso di energia nel nostro corpo attraverso il sangue e quindi anche lì questo scambio, questo movimento, quindi questa energia di fuoco, di azione e di movimento. Anche questo apparato cardiocircolatorio può essere fortemente supportato dall'aiuto degli oli essenziali. Sì, io in questo caso mi sono concentrata più sul discorso circolatorio e quindi ho pensato subito ad un cipresso, in quanto è proprio l'olio essenziale del flusso nel movimento, no? E quindi se abbiamo delle problematiche in questo senso, il cipresso lo trovo veramente fantastico e ho avuto dei feedback molto, molto, molto positivi di persone che hanno veramente avuto grandi benefici dall'utilizzo di questo olio essenziale, utilizzato magari nelle zone dove avevano problematiche circolatorie, però sperimentato anche sull'orecchio, secondo me potrebbe essere quel quid in più. Mentre parlavi del cuore, invece, non. Sulla base di quello che tu hai detto,
sicuramente questo calore di cui parlavi mi veniva, da un lato mi vengono in mente le spezie, però le spezie sono importanti, ecco, quindi in questo caso non vi suggerirei di utilizzare delle spezie, però anche solo una miscela, magari in questo caso una miscela emozionale, quindi per andare a lavorare sul cuore da un altro punto di vista, sull'energia del cuore. A me, mentre parlavi, veniva in mente un passion, quindi questa miscela emozionale, comunque già solo il colore è rosso, simbolicamente è rosso, contiene delle spezie anche però in un formato più dolce, più delicato, di sicuro non aggressivo, ed è la miscela della passione, ma intesa proprio come entusiasmo, come gioia di vivere, come anche secondo me come coraggio, voglia di fare, no? Quindi proprio quello che dicevamo, coraggio come avere cuore. E quindi possiamo sperimentarla in questo senso, in quest'ottica più emozionale, energetica in questo caso. Sì, è un bellissimo suggerimento. Sì, perché proprio il fuoco della passione che arde, possiamo appassionarci veramente tante cose, appunto. Quando si passa, la prima cosa è sempre l'amante, però poi ci si appassionerà. In realtà non è così vero, perché l'eros sorge veramente per tante cose, per la lettura, per la conoscenza, per tutto ciò che ci stimola, quindi per uno sport. Può esserci tantissimo lo stimolo che possiamo ricevere, gli stimoli che possiamo ricevere in questo senso possono essere veramente tanti. Sicuramente passion li può supportare tutti, quindi sì, è un'ottima scelta per lavorare da un punto di vista energetico, che comunque sul cuore è sempre anche molto, molto importante, perché insomma è molto centrale. C'è spesso tanto legato all'emotività quando il cuore si sovraccarica. A volte è un discorso di sovrappeso, ma anche quel sovrappeso magari è legato invece proprio ad una sfera emotiva che va a cercare sfogo nel cibo, quindi poi questo sovrappeso ovviamente va a schiacciare il cuore, si sa che è un discorso di sindrome metabolica, e quindi c'è sempre questa connessione corpo, mente, spirito, per cui passion è perfetto per risvegliare la nostra energia vitale. Allora, bene, allora rivediamo ancora un apparato che l'apparato muscolo-scheletrico, mamma mia, questo è quello sempre più, diciamo, tra virgolette, compromesso, nel senso che è quello che soffre di più quando facciamo magari sforzi, quando abbiamo dei traumi per qualche incidente domestico, insomma, piccole cose. Tutto questo si sviluppa appunto, come vedete, è il resto del corpo. Qui vediamo qua sull'immagine, c'è appunto la colonna vertebrale che prosegue su questo pezzo di cartilagine, e poi ci sono le gambe, i piedi, le mani, molto grandi le mani, come vedete, perché sono una parte molto sviluppata nel nostro corpo, anche nel nostro cervello. La mappatura mentale, la mappatura del cervello ha un'area collegata alla mano che è molto molto sviluppata, perché è proprio grazie all'uso delle mani che noi abbiamo sviluppato la neocorteccia, che è quella parte di cervello che ci distingue dagli scimpanzé, per capirci, dalle scimmie. E quindi, e tutto questo è successo grazie al pollice opponibile, quindi l'uso delle mani è una parte che aiuta molto anche appunto lo sviluppo del cervello. Quindi non è un caso che questa mappa veda una mano così grande sulla disegnata, appunto, proprio per questa ragione. Bene, quindi tutto questo apparato è immenso, ma insomma appunto può essere, lo immaginiamo come trattarlo quando magari ci dà un pochino fastidio, e quello può succedere appunto spesso, nel senso che magari siamo tesi per un discorso mentale, ma poi questa tensione mentale si riproduce nel corpo e quindi ci porta tensioni che si sviluppano un po' dappertutto magari, oppure abbiamo fatto una corsa, una camminata, una camminata in montagna, insomma stiamo facendo, praticando uno sport molto intenso o anche non molto intenso, ma che ci lascia dei residui di fatica. Quindi anche lì possiamo andare ad agire massaggiando il nostro orecchio,
con l'intento proprio di andare a rilassare la parte muscoloscheletrica. Come vi dicevo prima, la parte muscolare si sviluppa di più a livello di riflessologia nella parte dietro dell'orecchio, quindi la parte nascosta, quindi massaggiando la parte più appunto nascosta, sappiamo che stiamo lavorando un pochino di più sulla parte muscolare, mentre la parte cartilaginea è uno specchio, un riflesso della parte ossea. Quindi andandola a massaggiare andiamo a fare questo tipo di lavoro un pochino più legato al discorso osseo. Se vuoi, Elisa, indicarci qualche olio con cui possiamo fare questo tipo di lavoro? Sì, allora, beh, il classico è il Deep Blue, perché lavora molto molto bene sull'apparato muscoloscheletrico, quindi sia che abbiate problemi di cervicale, problemi di mal di schiena, tensioni muscolari, lavora anche bene in preparazione all'attività fisica per preparare, quindi è veramente un'altra di quelle miscele che bisogna sperimentare. Mi raccomando, però, sapete, innanzitutto una miscela ha già il tappo diverso, quindi quello vi fa già capire che è una miscela che assolutamente internamente non può essere presa, ma anche quando andiamo ad applicarla sulla pelle, comunque è sempre bene diluirla, non utilizzarla pura, e quindi anche solo per farvi un'applicazione, se volete sperimentare. Io l'ho sperimentata questo, perché quando soffro di emicrania, mi prende dalla cervicale, mi prende nella zona collo, spalle, io ho sperimentato automassaggio che appunto mi aveva insegnato Paola, e io utilizzo Deep Blue in abbinamento alla menta, perché la menta con me ha un potente effetto antidolorifico, e ovviamente però diluite, mi raccomando, quindi in un abbondante cucchiaino, direi una goccia in un abbondante cucchiaino di olio vettore, in modo tale che non risulti aggressivo per la vostra pelle, anche se avete una pelle sensibile. Poi comunque non è il caso di andare con, cioè non è la concentrazione in questo caso dell'olio essenziale che poi dopo risulta più efficace se è più puro, no, non è questo. Quindi utilizzate pure il Deep Blue, però mi raccomando diluitelo bene. L'abbinamento con la menta è un abbinamento che vi suggerisco, perché ad esempio io appunto quando soffro di emicrania, proprio perché spesso ho un'emicrania anche di origine digestiva, però non solo, anche di origine di tensione cervicale eccetera, abbinamento Deep Blue e menta a me fa veramente molto effetto. In alternativa, quando invece magari volete lavorare più su un discorso muscolare, magari, o anche insieme queste cose, adesso magari sull'orecchio no, io ve lo dico in generale, se magari siete contratti a livello di spalle, a livello di collo, a livello di schiena, altri due oli con cui mi trovo molto bene sono la maggiorana, che mi aiuta tanto a rilasciare le tensioni, e anche il lemongrass, lavora molto bene sull'apparato muscoloscheletrico. O in alternativa avete anche con un effetto distensivo, meno antidolorifico, più distensivo, c'è la miscela Aroma Touch, quindi vi segnalo anche quella, perché anche quella può, che non a caso contiene infatti anche alcuni degli oli che vi ho detto. E, ovviamente non li utilizzerete tutti quanti, sceglietene uno anche sulla base, secondo me anche sulla base della nota aromatica che preferite, perché comunque può anche essere un'esperienza olfattiva, perché comunque dall'orecchio siete vicini comunque al naso, e il fatto che abbia un aroma che vi piace è importante anche quello. E quindi potete sperimentare un po' qual è più efficace su di voi, però questi sono oli o miscele che lavorano molto bene, sicuramente. Bene, sì. Beh, comunque sai che non è un caso il discorso del problema digestivo collegato alla cervicale, perché in realtà è proprio, la cervicale è proprio un punto riflesso dell'intestino, quindi il fatto che sono proprio collegati. Non lo sapevo.
Lo so, è una cosa anch'io che in realtà ho scoperto studiando, perché poi non si finisce mai di studiare, quindi studiandolo, ristudiando, comprando nuovi libri, c'è anche questa teoria ed effettivamente solitamente collegato. Comunque le persone solitamente sono, anche perché ci sono tanti collegamenti oltre alla riflessologia, quindi a questo collegamento riflesso della cervicale con l'intestino, e il discorso di gestione dei pensieri, come digestione del cibo, che va a sovraccaricare la cervicale, perché comunque siamo appunto una società molto mentale, quindi si pensa molto, si devono elaborare e macinare tanti pensieri, e di conseguenza a volte il sovraccarico mentale, lo stress, inevitabilmente si ripercuote sull'aspetto digestivo fisico. Quindi c'è una connessione molto forte tra queste parti. Vabbè, bene, Trattando una a migliorare l'altra. Bene, allora, detto ciò, adesso andiamo a vederci i massaggi per tonificare o per rilassare, li vediamo tutti e due. Partiamo con il massaggio, l'automassaggio, quindi interrompo la condivisione perché ormai non serve più, voi non la state più vedendo, vero? adesso io lo sto ancora vedendo, ma magari è solo questione di. Ok, interrompo così non Ok, serve, tanto non non lo serve. vedo più. Va bene, perfetto. Allora, quindi spero mi vediate, faccio vedere l'orecchio. Allora, il massaggio tonificante è il massaggio che parte dall'alto e scende verso il basso. Allora, praticamente potete partire da questo angolino dell'orecchio, non so se riuscite a vederlo, non so se mi sto facendo Sì, inquadrare. Ok, perfetto. E poi si sale su e si scende giù. Allora, un po' come se voi andaste a ripercorrere la colonna vertebrale in direzione, se ricordate la mappa, è come se andaste a ripercorrere la colonna vertebrale partendo dal basso e salendo verso la cervicale. Quindi partite come, è come se partiste dalle gambe e andaste verso la testa. Quindi abbiamo, ricordate, le gambe sono verso la fine dell'orecchio, verso la cima dell'orecchio, la testa è sul lobo e noi andiamo in questa direzione, quindi ci massaggiamo l'orecchio in questa direzione. Sentite che è un massaggio, il massaggio riscalda ed è un massaggio che tonifica, quindi è il massaggio che ci facciamo, possiamo farci al mattino, quando abbiamo bisogno di partire, siamo un po' addormentati, oppure se siamo persone un po' grillo, che appena si svegliano sono già super iperattive, questo forse non serve, ci serve di più immaginare di farci poi il massaggio che vedremo dopo verso sera. Con un momento di stanchezza, questo massaggio tonificante può venirci incontro proprio per andare a darci quell'input, quell'energia che insomma in alcuni momenti giustamente cala perché ci sono tante cose da fare. Andiamo a sentire, come facevamo prima, un po' come funziona questo passaggio, cioè come reagiamo a questo passaggio. Quindi come sta il nostro organismo? Come stiamo? Come sta il nostro orecchio sicuramente, ma cerchiamo anche di capire e sentire come stiamo noi nel momento in cui ci massaggiamo. Facciamo dei bei respiri profondi e stiamo ad ascoltarci. Ok. Direi che i passaggi li abbiamo fatti, se poi andiamo a ballare, è troppo tonificante. Anche qui abbiamo degli oli essenziali che possiamo tranquillamente abbinare appunto per andare ad implementare questo effetto di tonificazione. Sì, diciamo che possiamo lavorare. Vabbè, su un effetto freschezza energia, io ho pensato ad una menta, anche qui diluiamola un po', però la menta quando uno è scarico effettivamente è una sferzata di energia. Ma anche gli agrumi hanno sicuramente un effetto energizzante più delicato. Hanno anche un bell'effetto sul buon umore e quindi può essere
un buon modo di cominciare la giornata. Eventualmente vi segnalo una miscela che è la miscela tonificante ed è la miscela Citrus Bliss, che è proprio una miscela composta tutta di agrumi con una nota dolce di vaniglia, che è proprio una carezza finale. È una miscela che energizza, ma in modo dolce, come appunto la vaniglia. Volevo chiederti in merito a questo. Lo facciamo con, cioè, in questo caso, questo qua tonificante. Partiamo con le due dita e poi è sempre meglio pizzicare col pollice dietro, quindi fare il doppio così, o va bene anche solo con i No, due indici? va bene anche solo nella parte frontale, questo, proprio perché se non massaggio dinamico diventa più difficile pizzicare tutto l'orecchio, quindi va bene anche nella parte frontale che resta comunque la parte più sensibile, cioè si lavora fondamentalmente si lavora sulla parte frontale con l'auricolo, quindi questa divisione è una cosa che ci può aiutare a saperlo per gli automassaggi di casa. In realtà a livello tecnico dietro non si mette praticamente mai nulla, si lavora molto sulla parte frontale, che è la parte più sensibile e più ricettiva, quindi sì, va benissimo un dito che passa su senza dover pizzicare o doversi impegnare. Ok, anche perché si sente già, non so chi è collegato, ma si sente già subito tantissimo, almeno io ho sentito tantissimo l'attivazione qua in alto di questa zona, cioè proprio c'è subito calore, movimento di energia, Sì. lo si percepisce subito. Poi magari dopo, alla fine, se c'è qualcuno che vuole condividere, lasciamo spazio. Sì, volentieri. Adesso E poi andiamo. invece c'è anche un altro di Sì, massaggio. andiamo a vedere quello che ci serve per andare a dormire tranquille dopo. E vediamo il massaggio rilassante. Semplice perché dobbiamo fare l'esatto opposto. Allora, il massaggio quindi parte dall'ovo e arriva all'apice dell'orecchio, quindi parte dal basso e sale verso l'alto. Allora, sembra concettualmente inverso, ma voi ricordatevi che è inversa la mappa sull'orecchio. Quindi noi in realtà in questo modo andiamo a fare, è come se sul nostro corpo andassimo a fare, prima abbiamo fatto un lavoro di energia di spinta verso l'alto sulla colonna vertebrale, sulla parte ossea, mentre adesso andiamo a fare il lavoro al contrario. Paradossalmente sull'orecchio invece noi saliamo, ma proprio perché la nostra testa è qua e le nostre gambe sono qua, quindi andiamo a scaricare, ma il movimento all'apparenza sembra il contrario. Quindi questa è anche una cosa che ci aiuta. Quindi dall'ovo saliamo su e arriviamo fino all'apice scendendo. Quindi il massaggio poi fondamentalmente è questo, quindi così, in questo modo. E questo anche lo sentiamo, si sente tanto, anche perché le giornate sono già molto tese, quindi forse tonificare non serve troppo di questi tempi. Sono giornate molto piene, quindi quando si fa un massaggio rilassante, solitamente per chi tende appunto ad essere molto teso, molto, diciamo, dinamico, elettrico, il massaggio rilassante ha subito un effetto potente di rilassamento, proprio un bel momento da prendersi per stare con se stessi, per regalarsi questo spazio di amore per se stessi e concedersi poi finalmente questo meritato riposo dopo tutte le corse del giorno, ecco, quindi questo movimento circolare che ci accompagna verso le braccia di Morfeo e che ci favorisce un sonno più sereno, più profondo. Quindi adesso siamo anche nelle ore più, diciamo, più indicate per farlo, quindi ci piace. Come sentite, l'orecchio è comunque caldo, però molto diverso l'effetto, almeno quello che ho percepito io, è molto diverso l'effetto che viene prodotto. Anche qui gli oli essenziali ovviamente possono potenziare il massaggio. Sì, l'effetto si sente, è veramente diverso. Mi ha dato una botta di
bene. Come vi dicevo, la riflessologia lavoricolo è potente ed efficace. Mamma mia, che roba! Forse non bisogna pianificare ancora un po' per finire la Zoom. Vi consiglierei in questo caso, visto che ci prepariamo per andare a dormire, ma in generale, comunque quando vogliamo andare a rilassare, andiamo su un plastico, su una lavanda sicuramente, se volete metterci insieme anche una goccia di camomilla romana, se vi sentite particolarmente nervosi, particolarmente tesi, classici nervi a fior di pelle, la camomilla romana è ideale, ma anche un Serenity, che per chi ha difficoltà a prendere sonno o comunque non ha un sonno ristoratore, perché poi uno può anche dormire, ma poi è la qualità del sonno che fa la differenza, Serenity aiuta tanto, Serenity è molto efficace, anche questa è una miscela, e potete utilizzarla molto bene, secondo me, proprio come coccola per la nanna, Serenity sotto le piante dei piedi e vi fate un po' di questo automassaggio, secondo me si dorme. Stasera dormo con un fascio. Stasera devi dormire benissimo. Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa, vero che dobbiamo sempre utilizzare tutte quelle mani, che è bene sempre fare contemporaneamente. Sì, fatelo sempre, anche quando lavorate su vari apparati, perché c'è bisogno di portare l'equilibrio. Quindi l'ideale addirittura è poi chiudere con un bel massaggio qua davanti, su tutte e due le parti. Quindi ogni volta che fate il massaggio poi chiudete con un massaggio su e giù qua. E in questo modo riportate l'equilibrio rispetto a ciò che avete fatto. Quindi se è difficile facendo un massaggio circolare fare due giri diversi, in modo che ne so, far 10 giri da una parte e 11 dall'altra, però può succedere perché poi... A volte, insomma, l'importante è poi appunto chiudere con questo, va a riequilibrare, quindi non si fanno pasticci perché questo va a portare appunto questo riequilibrio, per cui qualsiasi cosa dovesse essere ritarata, questa chiusura va a riportare quell'equilibrio che possiamo magari appunto non aver prodotto in modo ideale prima. Bene. Ok. Grazie mille. Grazie a te. Per queste spiegazioni io lascerei. A me piace sempre tantissimo, sono contenta del ripasto, anche se lo facevo sempre. Guardavo se c'erano per caso delle domande. Al momento non ci sono domande. Lascerei ancora un piccolo spazio alle domande o alle condivisioni, se c'è qualcuno che vuole condividere con noi le sensazioni. Cioè, lasciamo anche aperto. Proprio per il discorso che facevamo prima, che c'è bisogno di scambio, quindi se volete condividere con voi anche solo una semplice sensazione di calore, di rilassamento, se avete provato, avete sperimentato, io veramente vi consiglio di sperimentarlo. Poi sicuramente questo è un automassaggio che possiamo farci noi, non è come fare un trattamento da Paola, che sicuramente vi farà un trattamento puntuale, specifico, sulla base delle vostre esigenze, andrà a vedere i punti. Insomma, ovviamente quello è tutto un altro discorso. Però questo è già un ottimo strumento, un'ottima possibilità che abbiamo in più, ecco. Sì, esatto, adesso giusto parli, la riflessologia in effetti va a lavorare su cose molto specifiche come possono essere appunto ansia e stress con dei punti particolari, oppure addirittura c'è la terapia antifumo, la terapia per il colon irritabile, cioè ci sono tante cose, terapia, scusatemi, la parola sbagliata, però il protocollo da seguire per una serie di problematiche che si possono presentare, e quindi questo ovviamente è molto diverso rispetto a questo massaggio. Per insonnia cosa ci consiglia? Allora, per insonnia proprio questo massaggio rilassante con Serenity. Io confermo tutto quello che è già stato detto da Elisa su Serenity, anche a livello professionale lo consiglio moltissimo proprio per i casi di insonnia con ottimi risultati. Quindi sicuramente il massaggio rilassante che abbiamo visto, quindi dal basso verso l'alto,
con l'applicazione di Serenity può essere di aiuto. Poi ovviamente, come sempre, come dicevamo già prima, la seduta è quello che poi magari dà il risultato più importante, ma se riesce già a ottenere un risultato con questa cosa, sicuramente il sonno migliora. Poi se ci sono poi... E diciamo a livello professionale per me è difficile magari rispondere ad una problematica. Questi sono i consigli collegati ai massaggi che avete visto questa sera. Però ogni problematica che si presenta è sempre una problematica, diciamo, più ampia. Quindi se il massaggio che vi ho insegnato questa sera e che abbiamo potenziato con gli oli essenziali non dovesse essere sufficiente, e perché c'è bisogno di una valutazione più ampia, questo è il discorso. Quindi prendetelo come esperimento, vedete come va, e se non fosse sufficiente si fa un discorso più approfondito. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro. Posso aggiungerti una domanda, sono la tua omonima. Ciao omonima! Ciao. Ma non so sapere il cognome, me lo scrivo poi in privato. Sì, Abba. Ah, ok, sono curiosa. Se metto il video mi cade la connessione, quindi... Ah, ok, no, ma ero curiosa del cognome perché... sì, ho visto, io. Allora, ti faccio la mia più tutta una considerazione. È la prima volta che provo questa cosa, e vabbè, stasera ero veramente molto stanca, una giornata molto pesante, quindi mi riascolterò la registrazione perché certi punti forse li ho persi. Però all'inizio, il primo massaggio che ci hai fatto provare, forse ero ancora presa da altre cose, eccetera, ho trovato fastidio perché ogni volta che tocco le orecchie comunque mi porta molto calore. Sì. E quindi a me dà fastidio, cioè ho già sempre troppo caldo, quindi questa sensazione di calore l'ho trovata fastidiosa. E già mi ricordo anche a volte facendo certi esercizi yoga, quando si massaggia le orecchie, io ho questa sensazione fastidiosa perché mi scatena calore. Poi invece l'ultimo che ci hai fatto fare, prende più rilassante, eccetera, l'ho trovato molto più piacevole, non mi ha dato sensazioni negative. Sì, perché proprio probabilmente la tua energia è proprio un'energia già di fuoco. Io non ti vedo, ma ti immagino come la tipologia Pitta dell'Ayurveda, cioè una persona appunto di fuoco, molto attiva, molto precisa, puntuale, organizzata e con delle reazioni magari anche molto forti, che si spengono anche in fretta probabilmente, però che sono appunto delle reazioni forti. Ed è una caratteristica tipica, ecco, poi si aprono dei mondi, quindi questo è un piccolo accenno, però potrebbe essere questo, quindi per te sicuramente un Serenity è assolutamente aiuta perché placa. Sì, lo uso già a dormire in diffusione, quindi quello lo usavo già, però nell'orecchio è una cosa che non avevo mai ovviamente provato, immaginato. Sì, beh, intanto è una parte molto sensibile, quindi per una persona molto sensibile è chiaro che andiamo a toccare un punto che pensate anche addirittura per alcune persone molto erotica, beh, nel senso che è così sensibile che il tocco addirittura può scatenare una reazione istintiva che è normale, naturale, per qualcuno più forte, per altri assolutamente non succede, però appunto una parte molto sensibile, quindi se una persona sensibile andare a un primo tocco può essere appunto magari un pochino forte come cosa, ma andando sul rilassante, tu probabilmente sei una che se si fa già il rilassante al mattino va anche bene, nel senso che parti magari più tranquilla, più rilassata, e può essere una cosa che ti può aiutare. Tutto da sperimentare, perché ciascuno di noi reagisce alle cose in modo diverso, quindi è un consiglio che puoi sperimentare, vedere un po' come va. Sicuramente la sera ti aiuta tanto, perché proprio perché sei una persona molto dinamica, un massaggio rilassante con un Serenity ti dà questa pace, questo rilassamento che ti aiuta appunto ad abbandonarti più facilmente al sonno. Grazie. Grazie a te, è stato molto utile. Allora, vediamo un po'. Massaggiando bilateralmente in corrispondenza del cuore, ho sentito un po' dolorante il lato destro. Allora, c'è anche qualcos'altro. Può per cortesia fare... Ah, rivedere la parte di chiusura del massaggio. Questa qua, ve la faccio vedere così non mi perdo nessuna domanda. È proprio qua davanti, quindi è davanti all'orecchio.
subito immediatamente davanti alla parte di cartilagine, quello è il massaggio di chiusura. Per quanto riguarda la parte del cuore un pochino dolorante sulla destra, direi che può essere semplicemente magari un po' di tensione, un po' di ansia, magari un momento un po' faticoso, fine giornata, magari si sono accumulati un po' di stress, un po' di tensioni. Ecco, non ci preoccupiamo troppo di queste cose, se non ci sono problematiche gravi in corso di cui siamo a conoscenza, non è il caso di preoccuparsi troppo. Essendo la zona del cuore molto vicina anche ai polmoni, è difficile andare a selezionare con le dita quella parte che può essere il cuore o il polmone, quindi non possiamo ben sapere se sia il cuore a creare problemi o se sia il polmone a essere appunto magari un pochino chiuso. Poi in questo momento appunto chissà, magari qualcuno tra noi ha fatto anche questo benedetto Covid e quindi magari è in recupero e quella parte lì in questo momento è stata danneggiata, è stata colpita e quindi questo massaggio può per esempio far sentire un po' di fatica, ma è di aiuto, quindi lo potete fare e poi passare, come vi dicevo, il dito davanti all'orecchio. Quindi lo fate sulla parte polmoni e poi passate il dito davanti all'orecchio, così andate ad equilibrare. Allora, un nuovo messaggio. Ah, perfetto, grazie a voi. Grazie a voi, è stato molto bello. Cioè, se c'è qualcuno che deve ancora chiedere o condividere, a me fa piacere. Quindi, è sempre bello lo scambio, è proprio sempre bello. Poi, appunto, adesso sicuramente ha un valore aggiunto. Però è sempre stato bello, è la natura dell'uomo, quella dello scambio, della condivisione, anche della, insomma, delle informazioni. Possiamo avere la registrazione per ripassare? Credo di sì. Ok, sì. Potrete avere la registrazione per ripassare. Poi però mi fate anche sapere com'è andata questa cosa. Posso lasciarvi il mio indirizzo email così mi iscrivete? Come vi siete trovati? Magari Paola lascia proprio tutti i tuoi contatti, così okay. Se ci sono delle persone che vogliono contattarti privatamente sanno come trovarti. Ok, benissimo. A parte che anche sui social la trovate. Ah, già anche su Instagram, sì, mi trovate su Instagram. Come, vediamo se mi ricordo. Sì, dovrebbe essere questo. Ok, Instagram è questo e invece Facebook è questo. La pagina è questa, è una pagina. Ok, così avete un po' tutto. Ok, ho scritto tutto. Va bene. Io ti ringrazio tantissimo perché come sempre è un piacere ascoltarti. Grazie del tempo che ci hai dedicato e delle informazioni che ci hai messo a disposizione perché sono veramente preziose e quindi mi auguro che anche per chi ha avuto modo di essere qui questa sera che possa veramente apprezzare e sperimentare. Mi raccomando, non lasciamo che queste cose siano soltanto un accumulo di nozioni a livello mentale che poi domani ci dimentichiamo, ma fosse anche solo che ci ricordiamo di farne uno in un modo o nell'altro, poi è semplice, o da su in giù o da giù in su e chiudura, quindi no, credo che ce la possiamo fare, sì. Sperimentiamolo, sì. Mi raccomando, perché altrimenti è inutile collezionare teorie senza mettere in pratica. Quindi grazie anche a tutte le persone che sono state presenti. Sì, grazie a tutti, grazie a tutti, è stata una bellissima serata per me, perlomeno, quindi spero anche per voi. Alla prossima! Ah, alla prossima che sarà con i segni zodiacali. È vero, dobbiamo fare la promozione. Dobbiamo fare la promozione, sarà divertentissima. Ma io mi sto già divertendo adesso la serata sui segni zodiacali, che è sempre molto bella. La prossima sui segni zodiacali la faremo giovedì 27. Quindi non mancate perché anche lì andremo di nuovo in un mondo super affascinante in cui abbineremo appunto segni zodiacali o esistenziali. Vedrete che anche quella sarà bellissima. Sì, ci divertiremo. Vi auguro una buona notte, spero che stiate bene, che vi sia piaciuto e alla prossima. Grazie Paola.
Grazie a te. Buonanotte a tutte. Buonanotte a tutte. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.